Il 1946 ha segnato la storia del paese con la nascita della Repubblica, ma anche la storia dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Caltanissetta, sciolto nel 1935 dal regime fascista e ricostituito in quell'anno. Una duplice ricorrenza che l'Ordine dei Medici e la Prefettura hanno voluto festeggiare al Teatro Regina Margherita. 70 anni in due, il titolo dell'evento per ribadire il valore della libertà, dell'uguale dignità di ogni persona e della solidarietà, pilastri su cui si fonda la nazione. In effetti è un ordine, come ha detto lei, importante, non tanto per quello che rappresenta per noi e rappresenta moltissimo, ma quanto perché rappresenta una assoluta garanzia a tutela della salute dei cittadini, perché attraverso l'ordine tutti noi medici siamo monitorati per dare la salute a chi ne ha di bisogno. Sono molto contenta di vedere anche stasera dei ragazzi, proprio perché non bisogna mai dimenticare che ai ragazzi vanno trasmesse le nostre esperienze che vengono da lontano, appunto dal 46, e che pertanto, diciamo, loro così hanno modo di farle proprie e continuarle a portare avanti. Per l'occasione è stato anche presentato il libro A Bruciame Terra di Giovanni Di Lorenzo, chirurgo con la passione della fotografia. Istantanee di un viaggio arricchite da didascalie curate dall'autore teatrale Michele Albano. I testi di Michele Albano raccontano bene le immagini scattate negli anni di questa nostra Sicilia che brucia sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista atmosferico, da un punto di vista sentimentale. Noi siamo caldi, noi siamo esagerati in tutto e quindi il nostro cuore brucia come brucia la terra in estate. Ho provato a scrivere dei micro racconti, quindi un genere letterario particolare, micro racconti composti da una frase, più raramente due frasi, che provano a spostare fisicamente ed emozionalmente l'osservatore dall'immagine magistralmente scattata e composta da Giovanni, per portarlo oltre il visibile a cercare altro. Le foto sono invece evocative, sono foto profondamente radicate nella immagine della Sicilia, ma potrebbero essere espressione di qualunque altro continente, perché sono foto di luoghi dell'anima, che però lasciano tanto di non detto, di possibile, di immaginabile, e i testi di Michele Albano sviluppano una delle piste innumerevoli di questa possibilità. E quindi la fotografia non è più qualcosa di oggettivo, ma è una pista per l'immaginazione, per l'interpretazione, e a me è sembrato molto interessante che Albano abbia voluto sviluppare questo tema.